ho imbroccato un giro. Avete presente quelle passioni che avete fin da piccoli, ma che vedete solo come un sogno lontano che non si realizzerà mai? Ecco, per me le macchine sono questo. Mi sono sempre piaciuti i motori e passo praticamente l'80% della durata delle gare a immaginarmi quanto sarebbe figo essere seduti dentro una macchina da corsa. Boh, chissà se ci fossi io lì dentro, quanto sarebbe bello. Questa passione forse è anche un po' dettata dal fatto che vivo a Livigno e a Livigno c'è la neve praticamente da novembre ad aprile. Per spostarti e uscire dal paese sei obbligato a prendere la macchina, quindi diciamo che o guidare ti piace oppure non esci dal paese, questa è un po' la situazione. Quindi non sto neanche a dirvi che quando si è presentata l'occasione di correre non ho esitato neanche mezzo secondo, cioè neanche tempo di finire la frase io già avevo detto sì. Il tutto è nato una sera a cena con Alberto Nasca quando lui mi dice: "Zio, stavo pensando, ma dato che sugli sci non sei molto capace, perché non vieni a sfidarmi sulle legend?" Immaginatevi la mia faccia in quel momento, quando mi sono reso conto che la cosa effettivamente era fattibile. Quindi, grazie a Concreta, un'azienda valtellinese di arredamenti interni che crede moltissimo nella crescita dei giovani del territorio nello sport, grazie a Mottolino, un mio sponsor in primis per lo sci, che però adesso lo è diventato anche per le macchine, e grazie a Heroes Valley, la mia agenzia, un sogno sta diventando realtà. Dico sta diventando perché con la mia mentalità competitiva ho già fatto una gara e quello è parte del sogno, ovvero potermi mettere su una macchina da corsa. Adesso il sogno sta cambiando perché voglio anche andare forte. Quindi adesso vi porto con me nel mio primo weekend di gare di macchine. Attenzione, qualcuno ha detto nuova sigla, nuovo intro, dedicato alla stagione delle Legend? Esatto! Peccato che in fase di esportazione mi sono reso conto che non gli ho dato un titolo. Quindi ragazzi, commentate qui sotto quello che secondo voi potrebbe essere il titolo più figo, il più divertente, il più... quello che ci sta meglio, non lo so, vedete voi, quello che vi piace di più per la serie della stagione delle Legend. Grazie, vi lascio proseguire con il video perché è molto 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 bello. Stiamo per entrare nel primo turno di libere. Obiettivo è uno, abituarsi alla macchina, e due, abituarsi alla pista. E non sono ancora super super teso, però iniziamo a sentire un pochino di carica. Obiettivo, capire la macchina, capire la pista, e poi domani si spinge. Se riuscissi a fare, lo dico qui così, tipo una top 10 nelle libere, io sarei contentissimo. Diciamo che di tutte le cose che possono succedere sul rettilineo, a cui si arriva a quasi 200 all'ora, con una macchina a cui non sono abituato, in una pista che non conosco, la telecamera che si stacca e va sotto il pedale del freno non è una delle più belle. E quindi, vabbè, mi sono leggermente... ho frenato, un po' con il cambio, un po' con il freno che funzionava, sono andato nella via di fuga e ho preso la telecamera a cui si erano rotti i pernini che l'attaccavano al gancio e l'ho messa nel primo posto sicuro, diciamo. Sono l'hai evitata bene. Ho frenato, l'ho vista cadere, ho detto... no, si è proprio...
si sono rotti i dentini. Sei il naso. Ah, ok, grazie. Mancavia. Secondi dai primi, il che, considerando la macchina nuova, la pista nuova e lo sport nuovo, non è tanto. In realtà 2 secondi sono pochi. Ci sono ben poche cose che mi vengono in mente che si possono fare in 2 secondi. Una di quelle è schiacciare quel bellissimo tasto rosso qui sotto con scritto iscriviti. Meno di 2 secondi. Vi do un feedback così secco: contento ma non contentissimo. Perché? Allora, vabbè, il primo turno è sempre uno sperimentare, un provare, quindi in realtà va bene così. Il tempo è buono, ero decimo su 28 su 29 e quindi ci sta, essendo la prima gara, essendo una pista nuova e tutto il resto. Secondo turno sono entrato anche con i consigli di Alberto, mi ha dato un sacco di consigli super utili. Sono entrato e avevo lì un buon tempo perché ho visto il delta, ero sotto di 1 secondo e 1 dal mio miglior tempo e si è spaccata la macchina. O meglio, non è che si è proprio spaccata, però ho messo la quarta e quando ho messo la quarta il motore ha tagliato e sul dritto, sull'ultimo dritto, sono rimasto lì come un mongolo a guardarmi in giro sperando di aver tagliato il traguardo. E invece, quindi sono non tanto agitato in realtà, sono molto carico per domani perché so che si può magari fare bene. Ah, una cosa molto molto bella, questo qua è un mondo che è totalmente nuovo per me, perché il mondo dei motori, non ho mai fatto una gara di macchine, in realtà ne ho anche viste poche dal vivo, ed è un ambiente super figo, il paddock, sono tutti molto amichevoli, tutti gentili, i meccanici sono simpaticissimi e sono super disponibili anche a dare una mano dove si può entro le tempistiche, perché comunque non c'è tanto tempo per sistemare la macchina e per renderla il più performante possibile per il mio stile di guida. Sono molto contento di fare questa cosa e, se vogliamo, una sorta di nuovo inizio. E quindi adesso doccia, perché ho sudato come uno schifo. Mi riposo, riguardo un po' i video di oggi per capire. Sembrava una macchina incredibile, invece era una monovolume. E poi domani mattina 9 qualifiche, 12 gara 1, 5 gara 2. Con tanto di Ian Rocca Fan Club direttamente da Livigno, quindi bisogna per forza dare tutto. Ci aggiorniamo in mattinata. Ragazzi, buongiorno, ci siamo. Oggi è la giornata decisiva per questo primo inizio del campionato di Legend. Pista umidiccia, sono arrivato e c'era una gran puzza di benzina attorno alla mia macchina, solo per scoprire che qualcuno aveva droppato una tanica e quindi nessun problema. E siamo in 37 in pista e ci saranno tanti problemi di traffico. Io non ho idea se sono uno che si qualifica forte o meno, perché non ho mai provato. Quindi carichi, mi accodo subito a Nasca, mi accodo a lui, almeno vediamo come va, e poi abbiamo 2 gare. Thank you.
questa pista è un 18,1, forse 17,9 con la pista di ieri. Ho imbroccato un giro. Non era facile mettere insieme un giro con tutto sto traffico, eh? No. Cioè alla fine comunque anch'io ho beccato. Io il giro l'ho fatto con due sorpassi, quindi. Sono contento. Sei terzo della tua per ora. Che va bene. Devi giocare in pista, è la gara che conta. No, ma infatti, e poi ti dico, cioè non era un giro impiccato al limite, ero. No, perché quando sono entrato ho visto il traffico, ho detto sì. Sì. Poi ho fatto due o tre lunghi che. Che in realtà mi hanno portato bene perché sono rientrato da solo, ho detto. Hai avuto spazio. Ma che culo. Ottimo, va bene. Bene. Quindi ciò che i veri piloti fanno dopo le qualifiche, scaricano i video della loro Insta 360 Go 2. Ero contentissimo perché ero riuscito a fare un giro pulito, fatto bene, quindi seguendo le linee che mi aveva anche spiegato Alberto, senza beccare troppo traffico, un pochino alla fine, ma non ha disturbato troppo il giro. E quindi ero molto contento. Alla fine delle qualifiche ero 15°. Nel campionato delle Legend corrono tre categorie insieme, quindi nella stessa pista, con le stesse macchine, ma sono tre classifiche distinte. La prima è Rookie, che è quindi per chi ha le prime armi, per chi ha appena iniziato. Poi c'è Star, che è quella in cui corro io. E poi c'è Pro, che è quella in cui corre Alberto. Le categorie si distinguono con degli adesivi. Se non sbaglio, i Rookie hanno un adesivo dietro verde, gli Star un adesivo giallo, mentre i Pro un adesivo rosso. Quindi io ero 15° su 37, 12 erano pro, e quindi il 13° e il 14° erano gli unici due della mia categoria davanti a me. Quindi tutto contento, mi sono rimesso a guardare i miei video, ho capito che cosa stavo sbagliando per migliorare e soprattutto per portare un po' più di performance in gara. Io, venendo dallo sci, non sono particolarmente abituato a dei danni tecnici al materiale, quindi è difficile che in una gara di sci ti si rompe uno sci o ti si rompe un attacco, per cui puoi dare la colpa di una brutta performance al materiale. Nelle macchine succede. Quindi vi lascio così in sospeso con tutta questa suspense. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!